paese è sconvolto dalla tragedia di queste ore nel nostro mar Mediterraneo, un mare dovrebbe essere di pace ed è sempre più intriso di sangue. Però adesso, più che il momento ovviamente solo della solidarietà, dell'accoglienza, del dramma che ogni cittadino vive, è anche il momento dei cambiamenti. Quindi il governo dovrebbe, a mio avviso, cancellare la Bossi Fini e immediatamente creare un corridoio umanitario tra il Nord Africa e l'Italia. Non consentire più di incriminare chi aiuta e dare una forza allo status di rifugiato politico, perché ci sono guerre, ci sono drammi, un mondo che non è riuscito a creare condizioni di dignità in altre parti del globo non può prendere a mitragliate o essere indifferente rispetto a quello che è accaduto, ma sono tragedie annunciate, ce ne sono già state e se non si fa nulla ce ne saranno altre, non c'è dubbio. Ma Napoli è una città di pace che accoglie, una città di mare, una città in cui vivono tante etnie, tante persone. Napoli può avere un ruolo importante innanzitutto nel denunciare queste ingiustizie e farlo come lo facciamo noi ogni giorno. Poi molti appelli, molte lotte cadono nel vuoto. Da quanto tempo stiamo dicendo che c'era bisogno di un permesso straordinario per i rifugiati politici, non ci hanno ascoltato? Da quanto tempo diciamo che questa Bossi Fini è una legge assurda, il reato di immigrazione clandestina, gli status degli CPT nel nostro paese, il sindaco di Lampedusa che deve fare fronte da solo a una tragedia immane, un'Europa che mostra sempre il volto dell'indignazione quando succede una tragedia ma poi si gira dall'altra parte, non dà risorse per affrontare questi drammi. Quindi io credo che queste occasioni drammatiche servono proprio per prendere le decisioni, cioè per passare dalla riflessione all'azione.